Salve a tutti e bentornati su Games Layer Corps. Oggi un pelo più tardi del solito per via di imprevisti vari. L'altro giorno avevamo lasciato il nostro 9S in centro città più o meno, dopo essere tornati dal Nabark e aver fatto visita al villaggio delle biomacchine. Oggi invece cercheremo di completare questa route, anche se lo vedo un po' difficile perché la mole di cose da fare per vedere il finale B è ancora un po' esagerata. Vediamo quanto riusciamo ad andare avanti. Sperando che oggi non arrivi l'utente trollone che rompeva le scatole l'altro giorno. Anche se le speranze sono abbastanza scarse. Allora, dicevo, siamo più o meno in centro città e invece dobbiamo raggiungere questa volta la foresta, se non sbaglio, che se ben ricordo è in questa zona qua. No, aspetta, questo mi sa che è il deserto. Sì, infatti la foresta dovrebbe essere per di qua. Ok, quindi tocca progettare un po' a nord. All'avventura si parte. Amici, il livello dei nemici si è un po' alzato rispetto all'ultima volta, ma è giusto così. È giusto che viaggi di pari passo con quello dei personaggi. Il bel burrone. Visto che non ho voglia poi di riarrampicarmi, faccio al contrario. Un maiale che mi aggredisce, oddio. Stupidi cinghiali. Qui l'altro giorno avevo beccato un nemico che mi dava un sacco di esperienza. Era un mecha dorato. Ero convinto che l'avrei. Niente. Solo nostre vecchie conoscenze che non servono a nulla. Un nemico che chiede di essere salvato. Vediamo da chi arrivava la richiesta d'aiuto. Ah sì, c'è la. C'è la missione secondaria che si è attivata nel villaggio di Pascal con quel mecha che litigava col figlio, oddio. Il figlio mecha, mamma mia. Probabilmente è qui l'NPC. Vediamo un po'. Quanto baccano che fai. Tiro un po' tutto, prima tiro un po' lo scudo e poi ti sfondo le chiappe. Muori, sai che ci siamo. Allora, dove partiva la richiesta? Deve essere sicuramente qui in zona, ma dove? Forse sull'edificio? Lo do un'occhiata. Sembra che non ci sia nulla intorno, però. Provo ad arrampicarmi. Se non lo becco al primo colpo, vado via e li mando a quel paese. Qui non c'è assolutamente nulla, quindi andiamo al diavolo. Come ci arrivo lassù? Boh. Semplice, non ci arrivo. Al diavolo. Vado avanti. Verso l'obiettivo. Ho perso già abbastanza tempo per colpa di quegli stupidi. Oh, quanta gente.
Allora, la foresta, dicevo, dovrebbe essere da questa parte. Intanto vediamo se il punto d'accesso è attivo. Sì, infatti è attivo. Salviamo. Ah, il trasporto funziona adesso finalmente. Basta fare giri lunghi. Che cavolo? Perché mi segui? Vuoi morire? Brami la morte? L'hai trovata. E scoppia. Perfetto. Allora, la foresta, che se non sbaglio è la zona che abbiamo esplorato nel terzo episodio della Route A con 2B. Me la ricordo abbastanza bene perché passa da grosso modo una settimana da quell'episodio, quindi più o meno ricordo le cose che ci aspettano, vale a dire una mandria di biomacchine. In particolare ne ricordo una a cavallo di un cinghiale che faceva un male porco. Non a caso è il cinghiale. L'ingresso era di qua. Ok. Questa deve essere la struttura commerciale di cui parlava Pascal. Vediamo se trovo qualche segreto. Qualche cassa, eccone una qua, mi ricordavo ce ne fosse una. In realtà più di una, comunque vabbè, accontento. Ok. Che c'è all'interno? Un recupero totale. Oh! Finalmente niente più recuperi scadenti. Solo roba davvero utile. Allora. E qui la porta è chiusa. Magari c'è un meccanismo per aprire la porta. Non me lo ricordo più. È inutile che mi guardiate. Dov'è? 直上に近い生命体反応多数。 Ah, bene. Arrivano i nemici. Banzai. Muori, muori. Un po' scarsi questi nemici. Perché scappa? Il cuor di leone proprio sei. Mi sa che sono già finiti. Wait. Quello dove sei comparso? Ok. Spoiler alert. Questa è la testa che ruota qua e là. Emil. Se avete giocato al primo Nier, saprete sicuramente di che si tratta. Una testa parlante misteriosa. Aiuto! Molto inquietante, devo dire. Un'orribile testa parlante. Che però ci ha aperto la strada. Quindi grazie, testa parlante orribile. Che c'è qui? È troppo tranquillo questo posto. Rispetto agli altri che pullano di biomacchine, c'è troppa calma. Ora troviamo una mandria di cinghiali inferociti. I cinghiali no! Anche perché fanno un male tremendo. Eccoli amici, dove siete? Vi sento ma non vi vedo. Eccoli! Ma quanti siete? Dai, mi stavano caricando con le lance da sotto. Non ho preso la rincorsa addirittura, non ci credo. Ligi ha il dovere fino alla morte. Ma non è possibile, io il grilletto l'ho usato. Perché mi colpisce lo stesso? Il grilletto per scansare l'attacco io lo utilizzo.
Continuando. Che succede? Mi sa che mi hanno colpito e i sensori di 9S sono impazziti. Beh. 256 anni fa, eh? Questa foresta qui siamo costretti a vivere? È troppo calda, umida, malsana, una vera punizione per le biomacchine. Sembra un posto perfetto invece. Nessuno vorrebbe vivere in un posto del genere. Fanno anche le schizzinose, le macchine. Ho deciso. Qui dichiareremo la nostra indipendenza. Oh, la rivoluzione delle biomacchine. E adesso lo seguono anche magari. Che cos'è un regno? Joke. Trollface. È una specie di grande casa. Ma certo, il nostro popolo potrà vivere come una famiglia, non importa che siamo macchine. Yokotaro è un pazzo. La famiglia è una cosa buona? Sì, la puoi frullare insieme a un sacco di cose. È una cosa buona. Abbiamo finito il flashback? Speriamo di sì. Caricamenti interminabili di Nier. A cui bene o male ci abbiamo fatto il callo a questo punto. Signor Rene, bentornato nel presente, soprattutto. Allora, da questa parte mi indica qualcosa sulla mappa. Forse un punto d'accesso. No, mi sa che indicava i cinghiali e l'alce. Ah, ecco il punto d'accesso, c'era davvero. Salviamo. Allora. Però sono convinto che in questa zona si cede un'arma nascosta. Non lo so, sentirò il suo profumo nell'aria, boh. Ho questa sensazione. Anche perché qui c'è un sacco di gemme. Troppi cinghiali. Davvero troppi. Inizia a pescare. Io devo ancora capire come si faccia in realtà. Il nemico è tra noi. What? Non fate passare gli intrusi. Ah, mi sa che li ho visti, sono loro. Ma l'arce che diavolo vuole? Attacco! Ah, mi sa che non era questo il nemico che mi parlava. Oh! Si è scatenato, ma che è? Ma ha preso di mira quel robot prima. Ma mi stava per impalare. Oh! Ehi! Ti becca la prima volta e ti impalano finché non crepi. Sì, figli di buona madre. No, non mi becchi. Centauro, muori. Quanto mi stai lì? E trovo sempre la stessa robaccia nei drop. Wow. Ne arriva un altro. Un superstite miracoloso. Morto. Ti eri salvato per miracolo e vieni qui a gettare la tua vita. Bravo il pollo, bravo. Ma cos'è che fa quel rumore? Allora. Qui non c'ero stato. Che strana roba sto fiore messo qua. C'è una cassa. Hai ottenuto un'arma, la lancia di dragone. E ve lo dicevo che c'era un'arma nascosta qui da qualche parte. Vabbè, l'importante è averla recuperata. A questo punto, se non sbaglio, dovevo attraversare il burrone, passare dall'altro lato, anche se non mi ricordo esattamente come si faccia. Però
Ah, ecco là, c'è un piccolo ponte. Se tu mi avessi ascoltato nei NES, ora lo sapresti. No! Sono morto. No! Che cavolo ho combinato! Ah, ok. Almeno non mi tocca ripartire. Temevo di aver perso per sempre i miei chip. Che morte stupida sarebbe stato. Se non muoio in ogni diretta non sono contento, insomma. Più o meno. Non lo faccio di proposito, ve lo giuro. Ma colleziono figuracce su questo gioco. Oh, altri nemici. Quanti sono stavolta? Vabbè. Cominciamo a smaltire un po' questa marmaglia di buono e nulla. Grotolo intorno magari. Così. Aia, 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 aia. Schiaffetta. Aiuto. Lancia ora. Dove non ti piacerà. O magari invece ci prendi gusto, chi lo sa. Lo scopriremo dopo aver provato. Oh, e basta. Lasciate in pace le chiappe del povero Nines. Basta con questa manutenzione straordinaria. Povero Fiora. Tra un attimo la PS4 vi aveva rallentato, mamma mia, che paura. Ho sempre il timore che mi esploda la console quando fa ste cose. Con quel che costa. Morto. Ok. Vediamo, ne è rimasto qualcuno. Credo proprio di sì perché sento il rumore. Oh! Questo qua praticamente deve avere l'energia ancora inalterata. Cioè, non l'avevo neanche colpito finora. Dove ti eri nascosto? È impossibile che non avesse ricevuto neanche un colpo. Vabbè. Controlliamo la mappa da questa parte. Questa è la zona in cui ero morto a causa di quel cinghiale nella zona della side quest. Ce ne sono ancora. Siete un po' ripetitivi comunque. Ma beccatevi il martello. Mi ero quasi dimenticato il martello. Che male. Quanto sono fastidiose che ti colpiscono una volta e poi te li devi subire tutti e quattro gli attacchi. Ah, sto morendo. Cacchio. Non l'avrei mai detto. Beccate il martello di Asop. Martello, martello. Asop elastico. Che episodi epici. I primi di One Piece. Poi boh, quella simpatia se... Si è un po' persa, anche se continua a essere abbastanza comico. Allora, adesso da dove cacchio devo andare? Ah, ok, stavo tornando indietro, che stupido. Devo raggiungere quel maledetto ponte. Ancora un'altra squadra. Shinisha, intrusi. Ok, fuori uno. Venite a morire. Venite da Papino che vi inguaia per bene. Oh, aio! Basta! Cattivo! Aia! Facciamo fuori il capo, ok, ci siamo finalmente. Ce ne sono più? No, raccogliamo tutta la robaccia droppata. E soprattutto i soldi. Ce n'è ancora un altro! Che fine avevi fatto? Mi sa che col martello ti avevo fatto volare sotto la cascata. Che c'è dietro? Ma dai, c'è davvero qualcosa. C'è una porta.
E tu? Muori. Vediamo se non funziona giustamente. C'era davvero un ingresso sotto la cascata. Magari porta a un Goldrake nascosto. Questa purtroppo la capiranno solo i vecchietti come me, ho il dubbio. Qui c'è un alce. Oh, un altro gruppo di nemici. Dopodiché finalmente potrò proseguire. Aspetta che vi faccio vedere io. Mi colpisco tutti assieme. Mamma mia come sono grandi questi. Guarda che sono i più forti per quelli che ho fino ad ora. Muori, 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 meno uno. No. Volevi inchiappettarmi, eh? La martellata sugli zebedei ti dirò adesso. Ammesso che tu ce li abbia. Oh! Persistente! Ma dov'è? Stupido me che non lo inquadro mai con l'obiettivo. Oh! Già finito. Credevo ce ne fosse qualcuno in più. Vabbè, meglio così. E ora di proseguire. Che c'è qui dentro? Che bello. Adesso devo tornare fuori e passare da sopra. E infatti, un fungo. Mi sa che non avevo mai trovato funghi in Nier ancora. Avrà sicuramente una qualche utilità, ma in questo momento mi sfugge proprio. Come cacchio ci passo dall'altro lato? Uff. Allora, andiamo a scendere, vediamo che succede. Ora cadi nel vuoto e muori. No. Il sospetto che non sia di qua. È sicuramente da quell'altro ponte. Proviamo a raggiungerlo. Che brutto quando la memoria inizia a perdere colpi e non ricordi più da dove cacchio andare. Ma io mi ricordavo che fosse tutt'altra la zona d'accesso. Quindi ci provo, perché mi sa che devo andare dove sono quei tre, oddio, pezzi di ponte in sospeso. Mi sa che è di là che si va. Infatti stavo per morire inutilmente ancora una volta. Non imparerò mai. Infatti da qua. Allora, quindi quelle gnocchine avevano un re, ce l'hanno ancora mi sa, eh? Cioè io il re non l'ho ancora battuto se c'è. Aio! Fai male! Ma che simpatico! E di nuovo sta roba! Che cosa ci mostrerà questa volta? Magari finalmente vediamo il re. 128 anni fa. Ah beh, la metà insomma. È già più vicino. L'altro ieri, tipo, una cosa del genere. Il nostro sovrano è morto. Il re che ha dato tutto per noi. Ma poveri piccoli, siete rimasti soli. Così buono e generoso. E ora è morto. Ma no. E ora le macchine impazziscono e cominciano a venerare un falso dio. Che cosa triste. Che amarezza. Kanashi. Ma perché quello si muove così, oddio? Sembra una cosa stranissima. Noi cavalieri reali abbiamo comunque una missione da compiere. Quale? Di grazia. Abbiamo trasferito a memoria e ricordo sua maestà in questo bambino. Ma per favore. L'ho già superata, mi sa. Ma non potrò mai crescere una mia macchina per la miseria. Merita un'educazione regale. È un pazzo Yogotaro per aver scritto questa roba. È assurdo. Le macchine che parlano di rebbio, di educazione e quant'altro, educazione regale.
Una bioeducazione legale, dai. Che trip mentale. Bisogna farsi per scrivere queste cose. Ma. Allora, cinghiali. Sempre e solo cinghiali. Questa porta mi sa che non si apre. Tutta questa zona praticamente è possibile che non ci sia assolutamente nulla. Dai Ness, dove vai? Ah, mi sa che quella è la roba che ho costruito a Luna Park. Non vi lascerò passare. Oh! Grandicello! Questo è quello del filmato. Ma non ti sei ancora arrugginito in 50 anni? Vabbè. Ora hai incontrato la tua ora. Oh, mamma mia. Fa un male ma allucinante. Finiamo questo piccolo intanto. A posto. Non m'avrai. Oh! Ma quanto rotei? Da 1 a 10. Attacchi il mio martello. Che male che mi ha fatto. Morto. O forse no. Ha uno sputo di energia, però non muore. Dai, scoppia. Forza. Ok. Sei più simpatico da morto. Faceva un male terribile. Mi sa che devo trovare un modo per aumentare la difesa di nuovo. Allora, l'altra volta sono entrato nel castello da questo ponte. E mi ero chiesto, chissà se sia possibile farlo anche dall'altro lato, dove c'è il ponte interrotto, e magari c'è qualche oggetto nascosto da quelle parti. È arrivato il momento di scoprirlo. E mi sa che non c'è un granché. Ma che boh, ci proviamo. Vediamo un po'. Ah, lì c'è un altro ponte. Ah, è quello che ho sentito poco fa. Ok, sono arrivato dall'altra parte e c'è una cassa. Vediamo che cosa contiene. Una chiave rotta. Bello. Cioè, ho rischiato la morte per una chiave rotta. Bello. Queste sono quelle cose che ti danno soddisfazione e ti spronano ad andare avanti. Che adesso come torno indietro? Sarà possibile, mi domando? No! Adesso scommetto che cado giù come un pollo. E infatti sono caduto giù come un pollo. Come ci torno lassù? Morendo come un pollo un paio di volte forse. Ah no, ok. Speriamo che sia possibile. Ok, perfetto. Lo so, muoio sempre con i salti e non nelle boss battle. Non posso farci nulla. Abituatevi. Queste robe action proprio non riesco a farmele piacere. Si era bloccata l'immagine. No! Mi muore la PS4. Lì o l'altra, fa niente. Allora, la mappa mi indica un sacco di roba in questa zona. Ma è un alce! Ti levi dal... Hai capito, insomma, dai. Salviamo anche qua. Ok. Si prova... Proseguire. Qua devo mucchiare in giro, magari trovo qualcosa di nascosto. Come poco fa ho trovato quella lancia graziosa. La lancia dragone. Un riferimento a caso alla Final Fantasy? Probabile. Uova d'aquila. Perché dovrebbero essere sul pavimento le uova d'aquila? Boh. Fungo. Se ne trova ancora uno, stasera facciamo una grigliata. Perché l'alce mi aggredisce? Io ti ammazzo. Te la sei voluta. Hai rotto le scatole. Ti stavo ignorando tranquillamente, tu mi arrivi addosso.
fa marzo. Pelle di animale. Che schifo non fa mai. C'è qualcosa. Mi sa che sono aggro. Lì c'è un nemico. Vediamo se riesco a farlo scendere, perché con questa telecamera che fa i suoi porci comodi io non vedo una mazza. Ok, lo scudo l'ho rotto e adesso ti rompo anche quel posto lì dove non batte il sole. Porca vacca, al momento io rompeva lui a me. Scoppia, perfetto, simpatico. Sei più bello diviso in due. Oh no, ora arrivano le orde. Bene, proseguiamo un po'. Io devo ancora capire come raggiungere alcuni dei luoghi di questo strano posto, tipo lassù. Non ho ancora capito come ci si arrivi e mi preme farlo perché c'è una cassa che non ho aperto nell'altra route. Vediamo. Cioè, qui sopra come cavolo ci arriva? No, vabbè. Quanto parlano questi due? Ma mi sa che è questo il nemico. Se non muori io non posso passare. Ok, ti sei deciso. Aia, male. Magari uso l'albero per salire su, se ci riesco. Proviamo, no. E allora come si fa? Strano forte. Vabbè, esploriamolo con ordine. Allora, se vado da questa parte posso scendere di sotto e magari trovo qualcosa. Qui da dove sono arrivato scendo ancora un po' e raccolgo gli oggetti. Ok, da questa parte invece che c'è? Capacità di rame massa. Oh mamma, che volo che ha fatto quel martello. Ciao, scoppia. Dai che raccolgo i drop. Ok, difesa fisica più 3, buono. Questo non ce l'avevo, mi pare. Capacità di rame grezzo. Come capacità di rame grezzo raggiunta? Capacità massima forse. Devo trovare un modo per sfruttare tutto quel rame che ho raccolto finora, perché altrimenti non me ne farà credere altro. E comunque non me ne faccio assolutamente nulla, perché non mi è chiaro il suo utilizzo, ecco. Allora, da questa parte c'è l'albero, quindi devo scendere di sotto, credo, sì. Allora, da qua, che c'è di qua? C'è l'albero che mi fa salire su. Oh, aiuto. Se cado giù non mi fa tornare indietro, quindi... Analisi, questo pezzo appartiene alle biomacchine, non credo che mi servirà. E allora che cavolo me lo metti a fare? Potevate darmi un oggetto utile. Io devo capire come si faccia a salire lassù, perché mi preme un sacco. Voglio far fuori quel tipo con lo scudo. Ma c'è di grande oggetto da... Resistete, muovete. Oh? Ma che oh? Una volta un grande diceva: ma che oh! Vi sfido a capire di chi sto parlando. Un grande uomo che oggi non è più in mezzo a noi. Non arrivano ancora, wow. Martello, martello di Azot. Ora voglio anche l'Azot elastico. Oh, ma quante ce ne sono adesso qua? Ma dove sono sbucati poi?
fa male. Non l'invidio comunque per cazzo delle macchie la del genere del 9S. Ottimo, nuovo livello. Oh, finalmente cifra tonda. Mi sa che stavolta il boss finale non me lo dovrò. Non lo dovrò miracolare. Oddio, bisogna prima vedere a che livello è. Magari lui è 50 stavolta. Attenzione che qui arrivano da tutte le parti. Arrivano anche da dietro. Oh, no, non mi impali questa volta. Non te lo permetto. No, no, no. Piccoli bastardi. Ok, meno male. Meno male. Aio, aio. No. Cattivi robot. Magari ne arrivano un altro po' così faccio un altro livello. Da dove sei sbucato tu che arrivi dall'altro lato? Aia. Come hai fatto a colpirmi mentre mi hai trasportato? Alla Noctis maniera, boh. Cose dell'altro mondo, i misteri di Nier. Ok, forse possiamo finalmente. No, niente. Ogni volta che lo dico puntualmente arriva qualcun altro. Ok, proseguiamo. E adesso basta però. Nemici di tutte le parti. Chi arriverà qui? Ora arriverà qualche zio di qualche nemico che io ho fatto fuori. Ancora questo run è raggiunto al massimo. Allora, lì c'è una porta. E niente, mi sa che devo proseguire per forza da quella porta. Sul lato ovest, che bello, siamo qua avanti e indietro. Ti ho visto, eh! No, peccato, il martello non è servito a niente, erano troppo lontani. Oh, alla fine mi beccano sempre. Non è mica giusto. Cominciamo con sti trapani. Che nemico scassammaroni questo. Aia. Questo mi ha tolto anche, eh. Te levi dai gioielli. Io devo passare comunque. Me ne frega abbastanza di quel nemico. Ma ciao, solo soletto. Com'è che non sei in squadra? Devi essere sicuramente uno sociale. Aio. Brutto questo. Piuttosto grande anche. Terza volta che si intuttana tutto quanto. Quant'era l'altra volta? 256 anni. Poi 128. Stavolta credo saranno 74. 4 ore prima. Eh? Oh mio Dio. Per niente. Che roba. Possiamo far crescere in qualche. Possiamo farlo crescere in qualche modo. Siamo troppo stupidi per trovare una soluzione. Questa è bella. Quanto è brutto quel mini robot. Però è un amore. Seriously? Non vi sopporto più. Fate le macchine, non gli esseri umani sdolcinati. Ridicoli. Pericolo, pericolo. Si è introdotto qualcuno. Chi è?
È sicuramente A2. Quella bestia. Non fateli entrare. Magari mi fa vedere che cosa ha fatto loro. Perché il dubbio mi c'è rimasto. Bene, torniamo ai nostri personaggi. Puntualmente non sono più dove ero prima. Ma che cavolo. Che vento che c'è fuori, ma a me ti sembra che debba crollare l'intera casa. Ah, ma dai, mi hai riportato dove ero prima. Qui c'è una scala, non me ne ero accorto. Wow. Ancora con sto rame. No! Che miseria! Non voglio dover rifare l'intero atrio. Sta musica non mi piace per niente. Ok, di qua. Che c'è lì? Scopriamolo. Un passaggio segreto magari. Vediamo dove conduce. A due casse. Mi sa che abbiamo dato un'altra arma nascosta. No, un unguento. E qui invece che c'è? Vediamo che mi dà quest'altra cassa. Hai ottenuto un'arma, anatema. Vabbè, dopo do un'occhiata. Grazie comunque. Beh, non me lo fa raccogliere. Perché? Ah, soldi. Vi siete sforzati. A questo punto del gioco io che me ne faccio di 300G? Manco 3000. Vabbè. Meglio di nulla. Via, 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 perché c'è qualcosa orribile. C'è il brucomela. L'orribile brucomela. Ma vuoi vedere che è da qui che si va dove c'è quel nemico fastidioso? E mi sa di sì. Allora quando tornerò indietro mi butterò di sotto. Anzi, invece di fare tutto il giro da capo. Un colpo di tosse, era un po' che non ne facevo. Oh! Ora si riempie quella stanza di nemici. Ma dai! Sono un sacco! Via, 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 fammi passare, levati! Te levi martello, mi schiaccio tutti. No, non ha funzionato, non è mica giusto, non è. Ci riprovo, arrivano altri. L'avevo detto io che i gessetti colorati erano il male. Maledetti scozzesi! Hanno rovinato la Scozia! Mamma ta ficca! Via! Oh! Oh! Allontaniamoci un po'! E che botta! Ogni volta mi sembra... vedo le stelle, faccio i voli! Almeno viaggio gratis! La banda Bassotti! Banda stronzetti! Poi e mentre il pod spara io raccolgo da bravo Licher. Tanta roba. Però mi sa che non c'è davvero niente di davvero utile, ecco. È tutta robaccia. Cura letale più. Non è malvagissimo. Ok. Salve! Non mi ero accorto del messaggio. I'm not 2002. Chi sei? Identificati. Sei sicuramente Dillo. O meglio, Faggio. Troll. Che il troll abbia inizio. Mamma mia. Allora,
Qui non c'è assolutamente niente, mi sa che A2 ha già fatto il suo dovere. Ah no, c'è ancora il neonato col backup di ricordi del re. Sono Faggio, non mi Gregorio, ricordo le altre password. Roxana. Ma che davvero? Oh cacchio, mi ha fatto prendere un colpo questa. Il re è caduto, lunga vita al re. Cioè, se A2 è gnocca, questa che cos'è? Boss battle. Sto in macchina, niente troll per oggi, Dio grazie. Che ci fai in macchina? Soprattutto, di chi è la macchina? Andiamo, 9S. Boss battle. Diamoci da fare, questa fa un male porco, me lo ricordo. È livello 41 però, quindi vuol dire che questa volta sono pronto. Non mi trova impreparato. Aia! Fa un male. Beh oddio, anch'io le faccio abbastanza danni. L'altra volta non le facevo neanche il solletico. Stai per finire la seconda run? Sì e no, perché praticamente mi mancano. Oddio. Mi sa che sto a tre quarti di run, sì. Se mi metto l'impegno riesco a finirla forse in un paio d'ore. Solo che la parte finale di questa run è abbastanza inedita, quindi non so che aspettarmi. Invece le parti uguali credo che oggi le finisco. Così poi faccio un episodio solamente dei contenuti inediti, ci sono tanti. Comunque vorrei provare a finirla in realtà, perché sono curioso di vedere come continua la storia. È noioso rifare queste parti che già si conoscono grazie alla parte a... Aia, la rupa! Sto morendo! Sto morendo malissimo anche. Ah no, il bot. Allora, oggetti curativi. Che era un po' che non ne compro, in effetti. Usiamo un recupero M. Ok. Ci si può curare anche durante la battaglia, però quel menu rapido mi è un po' scomodo. Preferisco aprire il menu principale e fare quello che devo fare, cioè mi ha distrutto quasi. Ah, figo! Più tardi me la riguardo. E ti ripeto, non credo che arriverò ai contenuti neri oggi. Però ci provo, a meno che non faccio 4 ore, boh, vediamo. È meno di un'ora che sto giocando perché mi ero addormentato, lo confesso. Però in compenso ho finito la parte che mancava l'episodio precedente per essere in pari con la prima run, quindi insomma, va bene così. Che vomito l'app! Lo dici a me che tutte le volte che provo a seguire una diretta da Twitch impreco in tutte le lingue che conosco. No, io di qua non mi butto. Perché c'è una stanza. Ma dai! Che scocciatura! Io volevo cercare di buttarmi in quella stanza con quel nemico che non ho mai affrontato. Perché sono convinto che c'è qualcosa di nascosto. Ma dai. Vabbè, al primo teletrasporto torno indietro. È scappata, peccato. Ma se ho capito bene, quel terzo androide si controlla a un certo punto del gioco. Spoiler. Magari mi sbaglio, però sulla cover del gioco c'è anche lei. Mi spiace, comandante, non siamo riusciti a sconfiggere la fuggitiva. Missione fallita. Epic fail. Va bene, ho capito. Ci sentiamo dopo quando torno. Ciao, Faggio, più tardi. I'm not. Chiediamo a Pascal di E2. Va bene, chiediamo. Quando finisce questa sequenza fastidiosa? Quanto odio questi filmati qua. Li detesto.
fastidiosissimo. It's my demo, per sempre. Allora, Pascal. parla con Pascal. Pascal! Simpatico Pascal, come al solito. Allora, qui c'è un punto d'accesso che potrei usare come teletrasporto per tornare nella stanza del re e compiere quel salto che tanto mi preme. Solo che prima devono finire di parlare questi simpaticoni. Hai finito di parlare? Perfetto. Trasporto. Allora, noi siamo nel rovino. No, siamo nella fa... neanche. Ma cacchio siamo? Ah, ok, nel Castello Reale. Vada. Proverò a fare il salto da quel ponte interrotto. Perché secondo me è l'unico punto d'accesso per raggiungere quel nemico altrimenti irraggiungibile. Sono convinto che lì ci sia una cavolo di cassa con un'arma nascosta o comunque qualcosa del genere. Stiamo a vedere. Eccoci arrivati a destinazione. Allora, è proprio sotto di noi. Quindi passo prima da quell'altro lato, poi... Ok, che c'è qua? Beh, ah, mi fa... No, aspetta, forse devo provare a tirarlo all'indietro. Uffa. Se solo si potesse fare un piccolo zoom del cavolo. Tiriamo, tiriamo. Magari lo butto di sotto. Ci provo. Sarà esilarante. Quanto ci vuole però per trascinare un cavolo di cubo? Vediamo se riesco a spingerlo di sotto. Cioè non serve a niente, però è divertente. Intanto A2 corre come una forsennata verso il cubo. Aiutami a spingerlo, no? No, non si può spingere, vabbè, rimarrà qua. Lo userò per tornare su. Eccolo qua, finalmente 66. Wait, what? Sono Masamune, venditore d'armi. Oh, ma ciao! Vedo che tenete con cura le vostre armi. Posso affidare le vostre armi da cosa vi ha letto? Sì, affilale, affilale. Tu mi sa che sei il tipo che porta le armi a livello 4. Infatti. Ok, potenziala. Attrezzi del mestiere. Ho beccato un trofeo. Anche la lancia posso portare a 4. Facciamolo subito. Mi ricorderò di questo NPC. È un po' imboscato, però comunque raggiungerlo non è così impossibile. Grazie, Masamune. Se ci penso, quanti ricordi? Quella spada bianca è in vostro possesso, sarà affidata un tempo dal mio maestro. Il mio maestro dedicò la sua vita a creare 8 armi, bianche e nere, e ad affilarle. Ah, ok. Fa molto Final Fantasy XV, devo dire, devo cercare le armi nascoste. Vabbè. Le cercherò. Anche se, boh. Beh, voglio buttarmi di sotto. No, era così allora. E potevo salire lì sopra. Peccato. Finalmente c'ero riuscito. Ma lì c'è l'albero, mi sa. Vediamo se c'è una cassa. No, vabbè, io me ne vado, mi sono scocciato. Questi già mi sparano. C'è una cassa, infatti. E allora... Mi tocca riprovarci. Tanto ormai che ho da perdere. No, ti prego, fa che non arrivino di nuovo da tutte le parti.
Avete rotto le scatole. Cioè, da capo. No, vabbè. Io procedo e me ne strafrego. Però quella cassa comunque ho intenzione di aprirla. Quindi sì, torno momentaneamente indietro. Al diavolo il plot. Perché lì mi puzza tanto di arma nascosta. Proviamo. Farò solo un tentativo però, altrimenti allunghiamo inutilmente tutta questa sequenza. Avvio del sistema. Forza, forza, forza. Vorrei che facessero una patch per velocizzare i caricamenti e gli spostamenti da un punto d'accesso all'altro. Perché davvero è troppo. È davvero troppo il tempo richiesto. Allora, vediamo come devo fare. No! E ce l'ho fatta! Yeah! Ora devo far fuori sto tizio che c'ha lo scudo. No! Non provare a buttarmi sotto che mi incazzo come un'ape. Beh, che fine ha fatto? Sto colpendo a vuoto. Ah, è caduto di sotto lo stupido! Ora lo faccio anch'io. No. Nemici, levatevi che voglio aprire quella cassa. Ed è troppo che aspetta di essere aperta. Già dalla prima run volevo capire come raggiungerla. Beh, come 20G? Stai scherzando, spero. Tutta sta cosa per 20G? Mamma, che vita di... Ma avete capito voi, insomma. Come ha fatto questo a tornare di sopra? Hai fatto il giro? Cos'è? Che volo! Poveraccio! Beh? Vabbè. La cassa l'ho aperta, conteneva spazzatura, però vabbè. Faremmo finta che fosse invece un valido premio per le nostre fatiche. Mi sento così deluso. Vabbè, figuriamoci se mi fermo a combattervi di nuovo uno per uno. Non ci penso neanche. Uffa. Ma proprio picchio invece. Scocciatore. Beh, avvicinati che ho un martello per te. Ho un martello col tuo nome sopra. Ti piace il martello? Allora, è fatta. Guardiamo la mappa per cercare di capire quale sarà il prossimo obiettivo. Dov'è qui? Quindi devo semplicemente tornare dall'altra parte del ponte. Va bene. Non mi ricordo questa parte, onestamente. Vediamo se c'è qualcosa di inedito. Potrebbe essere, ma ne dubito perché c'è ancora 2B. Ma quello cos'era? Un calo di framerate? Un po' vistoso. C'è un sacco di roba per terra. Allora, per raggiungere quella zona, probabilmente dobbiamo attraversare il cancello, se il cinghiale ce lo permette. Vi stavamo aspettando. Oh! Ma salve! Apriremo il cancello. Sì, che aspetti? Ti prego, dimmi che usano il cinghiale per sfondare il cancello. No, ok, niente di tutto ciò. Sarebbe stato davvero epico. Invece no, c'è sto tizio che sventola una canottiera sporca di Ugo Fantozzi.
Sì, certo. Resta di guardia. Molto lineare. Altro che open world. Open world un cazzo. Cioè, non posso proprio uscire dal percorso? No, ma che? Magari. Io non me la ricordo questa. Oh. Non me la ricordo proprio questo pezzo. Ma è uno shortcut per raggiungere Pascal. Ma dai. Ma non potevano farmi fare questa strada allora. Invece di girare il mondo. Una cassa. Balsamo velocità, dovete ancora spiegarmi a cosa servono questi balsami. No, lì sopra non serve a niente. Pascal, dove sei? Eccolo qua. Che cosa succede? Dai un'occhiata a questa. È tutta la roba che abbiamo visto, mi sa. E tu? È pericolosa, ma dai, non me ne ero accorto, ma quasi si è sfondato le chiappe. Non servi a nulla, vergogna! Ora dovresti fare l'Arakiri. O se proprio. Vabbè. Torniamo alla resistenza, se magari sto scemo scende. Negozio. Sì, do un'occhiata. Vendi. Ho un po' di roba, se non sbaglio, da far fuori. Vediamo. I nuclei, soldi. Paga, maledetto. Ma tu sei anche un fabbro o solo un negoziato? Potenziamento. Oh. Allora. Vediamo che passa al convento. Tutta roba che io ho già. Bobina allungamento. Boh. Ma quanto costa potenziare le armi però? No, me le tengo i soldi. Tanto sono tutte cose che, boh, alla fine non userei neanche. Le ho raccolte per collezione, ma i soldi non ce li spreco. Ne ho già sprecati abbastanza. Vediamo, ci sono messaggi nuovi? Non ce ne sono. Trasporto allora, andiamo all'accampamento della resistenza, che poi se non sbaglio è anche il luogo della prossima missione. Andiamo. Che cosa troveremo mai? Ma me lo ricordo effettivamente questo pezzo. Nines, perché hai chiesto a Pascal di A2? Perché sei innamorato? Sei gelosa? Così impari a non alzare la gonna. Ah, un nuovo messaggio. Lo leggo subito se i ragazzi permettono. Beh. Mi fai leggere il messaggio? Bravo. Bravo. Allora, capacità server. Va bene. Ma dai, che scemenza è. Non mi fa più salvare, wow. Ah, perché c'è una sequenza. Sì. Ancora sta storia. Addirittura. Questo coso inutile. Fa la corte all'operatore, dai, dai. Ora 2B si incelosisce.
E non te l'ha data neanche oggi. Anche oggi tromba domani. Lui vende qualcosa che mi mancano, se non sbaglio. No, li ho comprati. Ok, va bene così. Ti aspetto ancora, traduzione del cavolo. Devo parlare con te. Oh, certo. Sì. Ah, ok, l'attacco sulla costa questa volta, va bene. Andiamo sulla costa. No, wait, forse devo ancora parlarci. Sì, vabbè, certo, come bla 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 salto. Ah, mi sa che devo parlare con Devola e Popola. No, non sono ancora arrivate. Dimmi. Disertori. Ah, brutta storia, disertori. Non posso accedere ai dati riguardanti questa missione, insomma. Andatela a prendere in quel posto, obbedite e non fate domande. Bah, vabbè. Simpatici. Combattiamo. Pazienza. Allora, per raggiungere invece quella zona, devo tornare nel grande cratere che c'è bene o male in centro. Oh no, me l'hanno già visto. Avresti voluto colpirmi, vero? Però sarebbe meglio se finalmente io imparassi a pescare, perché tra poco dovrebbe tornarmi anche utile. C'è una zona, infatti, che visiteremo tra non molto, in cui il personaggio può pescare per recuperare un pod. Solo che io non so pescare. Allora, sto provando a pescare, però sinceramente non capisco come funzioni. Anzi, mi sa che mi manca addirittura qualcosa. Boh. Magari devo comprare una qualche canna nei negozi, non lo so. Non ho mica capito sta cosa. Comunque, andiamo avanti. Ora, la prossima area, se non ricordo male, bisogna raggiungerla attraverso una grotta nel cratere sotto di me. Aia, che male. Se non muoio non sono contento. Ok, scendiamo piano piano. Dovrebbe essere da questa parte. No, ma questo è un vicolo cieco. Dove diavolo devo andare allora? E cominciamo a sclerare perché non trovo la strada, va bene. Un classico di Nier. Sali, sali. Mi sa che devo entrare in uno di quei tubi interrotti. Andiamoci intorno, magari trovo qualcosa. Perché mi dà un fastidio cane che io sta cosa l'ho già fatta nella route A. Però con la memoria che mi ritrovo non riesco a ricordare dove sia l'accesso. E non me lo ricordo dove va. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Guardiamoci intorno. Nemici. Già il fatto che comunque ci siano loro mi suggerisce che... Eccolo qui, finalmente. Ok. Procediamo. Era per di qua. Ottieni cristallo. Mi sa che ne ho parecchi. Qui c'è qualcosa. Una cassa.
mi era sicuramente sfuggita nel primo giro. Niente rame. Anche questa. Vabbè, ma quanta roba avevo lasciato indietro l'altra volta, ma dai. Come un principiante. Qui si può salvare. Oh, bello. Ok, qui c'è un punto d'accesso, se non sbaglio, da sbloccare. No, l'ho già sbloccato l'altra volta, quindi va bene così. Salviamo. Ecco un altro di quei flashback, mi sa. Oh, perché le mandi tutte a me? Schermo bianco, vabbè, aspettiamo. No, Nichan, Perché donde dobbiamo hon no leggere kayomon tutti da questi yo? libri, fratello? Ah, non Chishiki wa sono hito più ni nudi, yutaka ni suru. miracolo. Data de tensou sureba sumu dake daro? In effetti, Jibun de io lo yomanai. farei. Kokoro no naka ni haitte konai da. Ma tu guarda sto Wakatta finocchio. yo. Vabbè. Na Nichan, nanda? Ore no namae? Ibutte Eve è onna un no nome da namae tte donna, kaite aru kedo. deriva da Eva, Ore tachi no namae wa Cain to Abel toka no hoga ii in Ma poi janai no? finireste per ammazzarli a Ningen no vicenda? namae o kantan ni kaetari wa shinai. Niichan ga sou iu nara Ibu no mama de ii ko da. Figurati, lo Na, capisco sempre Niichan, meno. nanda? Kore Che yomi owatta ra altro vuoi? asobi ni iko yo. Kitto sugoku tanoshii to omou n da. Kamawa Vabbè. nai yo. Demo hon o yonda ato de na. Hontou ni? Già, ore gambatte yomeyo. Va Gambatte yomu bene. kara ne. Ah, so shiro. Quanto parlano. Tutti questi flashback nella route iniziale non c'erano. Effettivamente esplorano un po' la storia da altri punti di vista, però boh, non sono sicuro che sia una grande idea. La storia di quei due seriamente frega cazzi a qualcuno? Chi è che mi spara? Ah, sei tu. Traditore, ti eri nascosto. Pensavi che non t'avevi visto. Mi sparava a tradimento. Figlio di sua madre. Ore, mai ni tatakatta robotto da yo ne. Suisho, hakai, ano kotai wa hotte oku ni wa kiken to hanzan. Oh sì, questo qui l'ho Yokai. già affrontato. È quel coso dorato che dà un sacco di esperienza e non subisce danno, tipo. Oh merda. L'hai ucciso? Certo che l'ho ucciso. No, aspetta, non c'è nessuno ancora, è ancora vivo. Ha solo perso un po' di energia, neanche tanta. Mi stava per battere. E muori. Dovrò farlo altre volte. Simpatico. Ok. Non scoppia. Cioè, sei duro a morire, eh? Beccati questa martellata. Oh! Quanto mi stai antipatico! Quello lo dove sbuca? Chiamate i rinforzi. È suo padre. Muori, muori, muori. L'unico scemo dorato è uno scemo morto. Sei al capolinea. È ora di morire. Per me è finita, perdonami, fratello.
Oh mamma. Adesso magari ne arriva uno enorme. Quanti punti, wow. Mi ha dato finalmente qualcosa di utile, devo dire. Dove è caduto quello... quel nemico? Oh, eccolo. Dai, non ti lascio qui, ti distruggo. Mi dispiace se resti lì a aspettare per l'eternità di essere distrutto. Oh no, c'è quel coso volante. No. No buono. Allora, mi metto là lontano e li abbattono per una. Ma non gli faccio niente, quindi va vicino. Vabbè, sono a livello 40, è normale. Cordi Leone, avvicinati, non scappare. Dove vai? Se dovete esplodere, cercate di esplodere sul ponte, perché altrimenti non posso raccogliere i drop e il denaro. Quanto siete antipatici. Oh, ci mancavi solo te. Di tutti i nemici del gioco, a meno che non faccio così. Se un pelo difficile questa. Ancora un colpo e muoio, infatti. No, vabbè, è impossibile. Cioè, è possibile, sono io che sono una scappa in quelle cose. Pazienza. Lo distruggerò a modo mio. Vabbè, quanto manca ancora? Vuoi morire? Come quell'altro? Ok. Mi sa che manca poco, è fatta. Lega di titanio, che se non sbaglio avevo esaurito, quindi va bene così. In uno di questi punti si può salire per pescare il pod. Però devo cercare di capire qual è quello preciso. Mi sa che è più avanti. Ehi tu, beccati questo. Avvicinatevi, avvicinatevi. Perché da lontano non riesco a distruggervi come vorrei. Beh, che fai tu? Mi guardi sulla sinistra. Tocca a te. Allora io intanto mi guardo intorno per capire dove può essere il pod. Mi pare che sia qua in realtà. Perché lì non ci sono abbastanza macerie, quindi no, da questa parte. Solo che io appunto non so pescare. E ho il dubbio che mi manchi un qualche oggetto, perché se non ricordo male, per prendere il pod bisogna scendere qua sotto. Ora muoio per fare una cosa che non posso fare. Se mi fa pescare significa che il posto è questo. Inizia a pescare. Ma che ho sotto? Una sedia invisibile? Lancia. Ah, è il mio pod che si lancia nell'acqua. Assurdo. Recupera. Vediamo che ha trovato. Cos'è? Assolutamente nulla. Ah no, una buccia d'acqua. Lanciamo di nuovo. Ma che fai? Allora, vediamo che cosa trova questa volta. Recupera. Non ha trovato una mazza. Lancia di nuovo. Cioè, fa qualcosa quando trova... Oh! Ha fallito la pesca, va bene. Non sarà facile tirar su quell'altro pod, ho il dubbio. E questo che cos'è? Granchio reale.
Perché Square Enix deve sempre mettere la pesca nei giochi recenti? Boh. Non mi trova il pod. Trovalo, maledizione, perché lo so che è qua. È qui da qualche parte. Non hai trovato una mazza. Riproviamo. È qui da qualche parte, lo so perché ho visto su Google. Vediamo che ha trovato stavolta. Eccolo! Il terzo e ultimo pod. Perfetto. Perfetto. Ora cadrò nell'acqua, infatti. Il proprietario ha buttato questo pod e ha lasciato in modalità sicura. Motivazioni sconosciute. Beh, hackeralo. Perfetto. Grazie. Allora, vediamo a che serve. Cacciatore di pod. Bene, ho tutti i pod del gioco allora. Quindi il pod C fa questa roba. Il pod B ha... Ma cos'è, una frusta? Non sembra male. Allora, equipaggiamoci per bene i pod. Abilità pod. Scanner. No. Io ti metto solo laser. Lo scanner lo metto a quello che è missili, che mi sta un po' là. Allora. Beh, che diavolo fa? Perché ora ne ho tre? Cacchio, mica male. Vabbè, avanziamo. Tanto il pod adesso l'abbiamo recuperato. Oh, mi sento felice. Ho tutti i pod del gioco. Era ora, finalmente. Chi mi spara? Soprattutto da dove mi spari? Io non vedo nessuno. O sono cieco io? Cosa di cui onestamente dubito. Missile obiettivo rilevato. Oggetto. Ma dov'è? Deve essere caduto qui da qualche parte e cerca di spararmi inutilmente. È ridicolo. Quanto sei grosso? Ammassa di latta. Di lardo non posso dirlo. Che c'è sta cosa? Ma allora. Ancora con gli scudi. Scocciatori. Ciao. Ciaone proprio. Manchi solo te. Ciao. Perfetto. Raccogliamo questa roba. C'è ancora. Mamma. Brutto affare. Questo è meglio distruggerlo così perché altrimenti è un casino. Ah! È stato facile. Uno spaccamaroni in meno. Meglio rompere gli scudi di tutti perché questi comunque sono deboli. Però quando hanno lo scudo diventano facilmente fastidiosi. Ok, fuori uno. Due. A posto, finiti. Sì, credo che fosse l'ultima in effetti. Una nuova missione in arrivo. 2B. Sì. Emergenza, emergenza. No! Uno sciame di biomacchine. Di che si tratterà mai? Ottieni pirite. マップデータ及び飛行ユニットを転送する。以上。Oh, finalmente!
i nostri mezzi aerei bellissimi, tra l'altro. Dittatrice. In effetti, abbastanza. Al volo. Oh no, di nuovo Galaga. Allora, ripassiamo i comandi. Cioè, è da un po' che non facciamo Galaga. Vabbè, è facile. Ne ho mancato uno, no! Non è giusto. Allora, che fine avete fatto? Oh mamma. Ora mi circondano, come al solito. Il devasto. È praticamente identica alla sequenza fatta nella Route A. Gli stessi identici nemici. E comunque ne ho mancato uno, vergogna. Oh. Cominciano ad aumentare e a diventare fastidiosi, infatti mi hanno appena colpito. Vabbè, ah, quanta gente. No, un'intera fila non li ho toccati proprio. Che peccato. Vabbè, Galaga è finito. Ah sì, questa è la zona con quel nemico enorme, quella specie di piranha lì. Il coccodrillo. La nostra nave di scorta è stata danneggiata. E sono cazzi vostri adesso. Ce ne strafreghiamo. Fammi scendere. E dai. Aia, male, dolore. Attaccare stronzo che ha colpito. Muori, 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 muori. Oh. Un nemico di grosse dimensioni in avvicinamento, No, non mi ricordavo fosse quello. Ma cos'è? Beh, velivolo di classe Goliath. Sarà. A me non sembra un come nemico. Ah sì sì, me lo ricordo. Questo addirittura è laser. Sì sì sì, me lo ricordo. Simpaticissimo. Questi ve lo distruggo così non rompete più le scatole. Occhio a quel laser che fa un male della miseria. L'ho assaggiato l'ultima volta. E non intendo ripetere l'esperienza. Non ci tengo proprio. Ciao. Che bello, fa un sacco di luci quando scoppia. Vedevo ancora una cosa enorme. No no, è molto più grande questa. Ora la nave viene divorata da un enorme pesce robotico. What? Qualcosa potrebbe mangiare un'isola. Quanto è brutto.
Devo sparargli in bocca se non sbaglio. Brutto! È la biomacchina, non una biomacchina. La madre di tutte le biomacchine. Una cosa enorme. E si avvicina. Ora sono cavoli amari. Aio. EMP 攻撃で接近を防いでるのか? Niente. なんとか別の方法で攻撃しないと. Spariamolo il bacio in bocca. Non mi distraete per niente. Bravi. Ok. Vediamo dov'è sta mappa. Ah, insomma, sul retro. Sì, dovrei sentire questa cosa, me lo ricordo. Ma me lo ricordo che ce ne... Ricordo se ne fosse più di uno di quegli affari, però. Mi sa tre, una cosa di simile. Vabbè, andiamoci subito, non perdiamo tempo. Io sparo all'estrada. Ah, manca. Me ne sta fotto. Tanto più continuano ad arrivare nemici. Non lascerò che me ne sfugga neanche uno. Dai che sto per fare un altro livello. Esperienza ragazzi, please. Mi manca pochissimo. Oh no. I laser proprio mi incutono terrore. Una volta sono morto così. Non intendo ripetere tutta questa parte. No, dove scappi? Devi morire. Non puoi scappare. Nessuno di voi uscirà vivo da questa boss battle. Sono male. Aia, aia, aia. Senti, io la faccio così. E me ne frego del resto. E il primo è andato. Oh! Troppo baccano. No. Cattivo. Sparane un po' di più, dai, non è affatto difficile schivarle. Oh, nuovo livello, 42. Stiamo diventando forti, ragazzi. Eliminazione dell'interfaccia confermata. Oh, attacco laser da territorio. Oh mamma, sta sferato breve. Peccato che non lo distrugga, mi pare. Cioè, gli fa un sacco male, però insomma. È ancora attivo. Oh mamma. Avevo lasciato il pad ed eccoli che torno all'attacco. Abbastanza. Arrivano i rinforzi! Forbi! Ah ok. Qui se ne occupano loro. Leviamo il disturbo. Va bene. Adesso crepano loro al posto nostro. Niente più nemici? No, non si spara più. La squadra carne da macello è arrivata. Operazione scudo androide. Allora, bisogna usare questo coso. Inizia manomissione, infatti. Dai, stavo per perdere. Io vorrei vedere che succede. Proviamo un approccio più diretto. Sparare in bocca.
È quello che ho fatto io nella prima run. Godiamoci la scena. Oi, che vuoi? Ah, lo devo fare io. Era convinto fosse in automatico. Vabbè, mi sa che ogni volta devo hackerare. Che scocciatura. Mamma che botta! Ha funzionato, direi. No, ma che? Ha funzionato un paio di ciufoli. Oh! Due e un altro sulla testa, sono tre. Quindi bisogna andare a distruggere quei cosi. Ma neanche sulle spalle. 4. È una marea. Ora scoppia. Dobbiamo andarcene. Via, 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 via. Quello ci viene addosso. Ah. Allora. Ah, Pascal. Ciao. Quando vuole sa rendersi utile, Pascal. Un'arma antica, Ok, sfuggì il controllo dei creatori e doveva tornare in campo giusto adesso a rompere le scatole. Mamma che brutto che è. Cioè, l'ho già sconfitto una volta, però fa sempre una certa scena vedere una roba del genere. I boss giganteschi di Platinum Games hanno sempre lo stesso schema per fare questi nemici immensi. Dio solo sa perché. Beh, però vengono fuori delle boss battle epiche, c'è da dire. Beh, che succede? Dove te ne vai? Ah, qui cambia allora. Galaga, di nuovo. Aia, 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 aia. Beh, meno male che non fanno molto male. Quindi beccano un sacco di... Ah, dai, ho perso un sacco di vita. Me ne sono anche sfuggiti un paio. Stupida telecamera del cavolo, che non mi fai girare. Dai, vi faccio vedere io. Maledetti cialtroni. Aia. Ma dai. Eccoli che tornano d'attacco. Ok. Finalmente posso girarmi. Fuoco in tutte le direzioni. Sì, ma se faccio così non ne distruggo neanche uno. Ok, molto 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 meglio. Una squadra per volta. Allora, ma te, questo è l'ultimo di questa parte. Tutti e quattro con un colpo solo, niente male. Mi piace così. Beh, già finiti? Ma perché non sto mai zitto? Ok. È un altro livello, tra un po' non ce lo dovrebbe... Ah, no! Dai, mi hanno abbattuto! Non ci credo! E ora sono cavoli amari? Perché mi sa che dovrò ripetere tutto. Oh no! Ah, ok. Solo la sequenza di Galaga. Cioè, quello faceva un male pazzesco, ragazzi. Ancora non mi... Ma dai, posso anche crearle, non lo sapevo. Ma distrutto, fantastico. Faccio schifo sto coso. Quasi peggio che a Galaga. Quando mi ricomparirà proverò ad hackerarlo. Magari ci riesco la prossima volta.
Quell'affare fa un male pazzesco. È la seconda volta che mi distrugge durante una sequenza di Galaga. Oh, qua non funzionava più la spada. Praticamente sono morto boh, due volte in questa, in questo video, in questa live, che video, la sorella. Ok, aspettiamo che arrivino. Eccoli, puntuali come un orologio svizzero. E vi aspetto qua. Ok. Facce di culo. Meglio. Stavolta ho beccato meno danni per arrivare qua. Ai, 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 no, il laser no. Eccolo che arriva, rompiscatole. Mi piazzo qua, così non mi tocca nemmeno. Rompibolle. Oh, è finito Galaga. Meno male. Me l'ho scocciato. Oddio, dei missili. Avviare controllo missile. Questa parte è inedita. Fuoco. Prova a resistere a questi. Cioè, aspetta, devo controllare il missile, wow. Dove lo devo portare? Nella bocca? Sì. Vabbè, non vedo l'utilità del controllare il missile, vista che fa tutto da solo. È una cosa molto stupida. Esplosione confermata. Vorrei anche vedere. Dopo un'esplosione del genere. Che figo il comandante. Bella gnocca. Oh no, un altro di quei filmati. Cos'è l'Ovon? Il bambino dominò quella forza straordinaria. Insomma, deve per essere buono. Ma? Perché c'è sempre un ma. I suoi sforzi erano vani. Ma. Ma povero. Ma povero. Proruppe un sì. Odio. Okasan, cavolo. Basta. Okasan non c'è. Okasan Jané. E inizia la parte inedita di questa root, finalmente. Da qui in poi mi sa che è tutto inedito. O almeno dovrebbe essere. Qui poi si può fare tipo 0422B. Ok. Che fanno i miei pod? What? L'utilità di questa cosa? Vabbè. Scambiamoci i dati. Anche se non ne ho capito l'utilità comunque, in termini di gameplay. Forse nessuno. Cos'è sta roba? Questa è un'area di mano missione, infatti. Beh, che devo fare? M'hanno messo.
Che succede? Mi trovo in una strana area di memoria che si estende a perdita d'occhio. È un dedalo, no, un delirio. Un labirinto, un'enorme rete interconnessa. Non avevo mai visto niente del genere. Deve essere stata creata dalle biomacchine. In effetti, ma allora che ci faccio qui? Io sono un 9S. E ce l'ho piccolo. No, non ricordo altro. Grosse porzioni della memoria sono state distrutte. Se dimenticassi tutto, se non avessi più ricordi, se non sapessi più chi sono... Mamma quanti complessi si fa sto tizio. Beh, ora calmati. Esegui il programma di recupero della memoria e indica il suo manuale d'emergenza. Ma quanto dura sta roba? Se mi diventa una Vision 9, io prendo il gioco e lo lancio dal balcone. Qui non c'è niente. Io sparo per sicurezza. Magari becco qualche nemico. O qua. Beh. Ah, devo tenere premuto, va bene. Sta recuperando la memoria. Ci è voluto un po'. Oh. Tuttavia non riesco ancora a stabilire un collegamento con il mio corpo. E ti pareva. Visto che alcune delle macchine hanno iniziato ad archivare un sacco di informazioni qui dentro, insomma, una cozzaglia casuale, vabbè. Ora ruba le informazioni archiviate nel server delle biomacchine. Repubbliche, democrazie. Se non ci mettete anche in filosofia, matematica, scienza e critica sociale, hai capito queste macchine? Quasi come se fossero umani? Adam e Eve ne fanno di robe strane, eh? Le biomacchine imitano gli umani, eh? Che senso ha? Nessuno, infatti. Meno male che me l'hai chiesto. Uffa, mi dimentico sempre che l'ho tenuto premuto. Mi immergo più in profondità nell'archivio, va bene? Nessuno ti dice che le macchine abbiano mai creato nuovi valori o culture. Si limitano a imitare il comportamento degli esseri umani. Ah, copioni, ci invidiano. Se una biomacchina stabilisce una dittatura che poi crolla, non formerà un governo diverso, si limiterà a creare una nuova dittatura. Non imparano mai dagli loro, insomma. Che fessi. E ancora. E infatti perché insistono? Che il fallimento sia il loro vero obiettivo. Che fervida immaginazione. Sento qualcosa, una voce in lontananza. What? Tutti gli androidi. C'è qualcosa laggiù e chiaramente possiedono qualche forma di intelligenza. Andiamo a dare un'occhiata. Basta con questi testi, mamma mia. Parliamo. Prima ti distruggo, poi parliamo però. Sarò mica al punto di partenza? Annuncio a tutti gli androidi. Oh mamma. E Adam, una mia macchina creata in immagine e somiglianza dell'uomo. Aia. Noi biomacchine ci siamo evolute. Abbiamo fatto la guerra, abbiamo imparato, siamo cresciute e abbiamo acquisito una nuova consapevolezza. Quale? È come se fosse venuta alla luce una nuova forma di esistenza. Addirittura. Eppure abbiamo dato il sostegno di essere vivi, che strano. Non siete altro che burattini privi di volontà e libero arbitrio. Forse avete dei desideri. Oddio, ora litighiamo sul senso della vita. Che amarezza. Che fastidio queste scritte su sfondo grigio. Poteva essere un cavolo di filmato. Vabbè, andiamo avanti. Io vi sparo. Sono pazzo, sparo ovunque. Non siamo che non dobbiamo macchine.
Ancora. Mi sa che è l'ultima. Fa che sia l'ultima. Tutti gli esseri umani sono schiavi del passo del desiderio. Oh, quanta roba c'è da leggere. Per me l'odio è... Boh. Tu vuoi ottenere tutto. Greed. E greed. Ma non pensi ad altro che a quanto ti piacerebbe... con 2B, vero? Vuole fare fichi fichi, mamma mia. Ma è una macchina, come può farlo? Io non sono come te. Io non sono come te! Beh, e ora? Ma sono in trappola! Non posso andare da nessuna parte. Oh cacchio. Basta, basta, basta. Nines si sta rincretinendo. Beh, era anche ora. Aiuto. Che succede ora? Chi ha visto la Route A saprà a questo punto dove si trova Nines. Erano una più strana dell'altra, in effetti, le biomacchine che abbiamo fatto finora. Idolatrava l'odio. Eccolo lì. Wow, quanta roba abbiamo evitato questa volta. E muori, bastardo. Sto sadico del cavolo. Era ora che crepasse. Fastidioso. Hai avuto quello che meritavi. Che poppe. Più morto che vivo. Andiamo, alzati. Andiamo a casa. Qui crolla tutto. Yora, third girl of mankind. Che slogan fastidioso. Allora, che succede qui? Il comandante. Capitano Katsuke, ma che combini? Auto manomissione. Va bene. Proviamoci. Ma che sta roba, ti prego, fa che non sia troppo vicino a 9 altrimenti. E sono poche le cose che odio quanto le visual novel. Sistema visivo. Ripariamo anche questo. Ci è voluto un sacco di tempo. In effetti. Beh, che devo fare adesso? Un virus, mamma mia. Più o meno. Non risponde. Mi sa che conta come un no. Andiamo a vedere dov'è. Qui non c'è più niente. Ok,
Che cavolo volete che faccia ancora? Non c'è più nulla da fare qua. Oi! Boh, vabbè. Ah, è comparso un altro server. Cos'è stato? Informazione non disponibile. Aia. Interrompi. Ok, andiamo al server. Occhio il laser finalmente. Allora, vediamo che cavolo c'è. I nodi, i dati principali. Eccone uno. Oh no! Oh oh. Distruggo tutto. Fuori uno. Beh, dammi le info. Ok. Beh. Spedizione effettuata, consegna prevista. Che è? DHL, sedia. Acqua purificata. No. Sta roba è inutile. Infatti. È la bolla di un corriere. Non ne ha. Eccone un altro. Vediamo che cosa contiene questo. Oh. Qui c'è più roba da distruggere. Un po' mi diverte distruggere queste cose. Anche se non serve distruggere tutti comunque. Noi lo facciamo lo stesso per completezza. Serve. Che roba è? 2B 9S 12D. Un sacco di unità perse. Dati corpo Yora. Boh, se non lo sei tu. Mi sa che devo andare da quella parte. Ok. Oh, un'altra porta. Vediamo che c'è. Ah, questo sono interessante. Me ne strafotto, aprile. Apriamo. Aiuto. Mi sparano. Ah, vabbè, ma è facile. Non è un bullet. Vediamo che c'è. Ancora? Questi documenti hanno un livello di sicurezza S. Vedete, vedete, condivisione con il personale Yora, accessione del comune. Ok. Indice. Forza Yora. Backdoor. Scatola nera. Ma tutta robaccia. What? Il profeta parlò. Dammi la pietra della terra. What? Boh. Non sto capendo più niente. Vabbè.
Raggiungiamo 2B. Funziona. Allora. Mi sa che non mi serve niente. Magari posso vendere qualcosa, però. Granchio reale. Wow! Mica male. La pulce. Il nucleo macchina. Peccato che sia uno solo. Ok, fate un sacco di soldi. Ciao! Cos'è successo? Infatti. Cacchiarola. Cioè, in fondo, va bene. Prima salvo però. Va bene, andiamo avanti. Ci siamo. Sarà il gestore del server. What? Che c'è qui? Un oggetto. Usiamo questo dispositivo. Vediamo che serve. Ci ho provato un sacco di volte, ma non avevo i permessi per utilizzarlo. Sono molto curioso. Tutte le volte che provo a usare qualcosa mi deve uscire giustamente questa cavolo di schermata. 2B Oh, quella sarebbe la fabbrica. Che cavolo devo fare? Ah, bene. Spariamo a tutti. Dove sono i nemici? Apriamo. Ma la missione è completata. Dai, ti prego. Prendo il controllo di un robot. Bellissimo. Livello 1. Dimmi che è uno scherzo. Che devo fare? Ti faccio a pezzi. Muori. Allora. Sal almeno salto, dai, buono. Non fa poi così schifo. Aspettavo peggio. Praticamente mi sembra di essere tornato all'inizio di questa run, quando bisognava prendere il secchio per riempire il mecha morto di olio. Cambiamola. Va bene. Ma la mettiamola. È veloce, oh. Sottomissione. Quindi? Vabbè, ne ho preso il controllo, però boh, non ho capito l'utilità. No! Che volo! Ma che succede? Sono incappato in un bug. Ma dai! Non è possibile! Ero incappato in un bug, mi sa, eh! È il secondo che becco da quando ho cominciato a giocare. Ammazzare questi cosi, devo dire che non serve a niente. Tanto esperienza ne danno davvero uno sputo. Stupidissimi bug. Allora, va bene. Scendiamo al piano inferiore della fabbrica. Oh, cavolo. Ora rimango schiacciato, me lo sento. Vado una morte orribile. Vabbè,
muoio come un pollo. Un pollo! Che vita del cavolo sti cosi. Aspetta, no. Posso salire di sopra? Sì, è male. Me la ricordo questa zona, sì. Questo lo distruggo perché era armato. Prenderò... No! Ok, preso. Sottomissione. Ah già, posso prendere anche il controllo a distanza, che ci penso. E forse è la cosa migliore da fare. Ora ti prendo sotto il mio controllo. Controllo a distanza. È molto meglio, almeno spara. Perfetto. Vieni con me. Sottomesso. Scemo, devi salire per raggiungere. Mamma mia. All Hail 9S. Oh no. Quindi se uso questo comando cammina al contrario. E va bene, cammineremo così, vorrà dire. Bello. No, stavo per morire come un fesso. Qui mi sa che c'è 2B che sta combattendo contro. Ma questo non sparava? Ah, ok. Non spara per niente. Ho preso anche quello sbagliato, wow. Che bello. Bella la motosega. Buffissima. Questo lo voglio. Senti, voglio cambiare mecha, è così che fanno schifo. Voglio uno di livello 15. Oh! Ok, proviamo. Perché è esploso? Lo volevo io. Boh, vabbè. Prendiamo i soldi. I soldi. Big money. Ce ne sono ancora un bel po', voglio dire. Ah, tu solamente i credenti sono rimasti. Ok. Nemici abbattuti. E tu? Tu che sei? Sei un credente o che cosa? Allora provo a prendermi questo qua. Niente, non funziona. Perché le cose sono andate così? Infatti, perché? Me lo chiedo sempre anch'io quando qualcosa va storto. Noi siamo scesi da lì, mi pare. Però ci sono ancora gli oggetti a prendere. Sì, da qui sono uscito. Ok. Prendiamo questo. Poi, che altro c'è? Vediamo. Allora, vorrebbe che andassi da quella parte. Io invece proverò a fare l'opposto. Ah, ma sparava un po'. Ma che cavolo. Questo cos'è? Non funziona. Questo non me lo può usare. E niente, dobbiamo andare dall'altro lato allora. E mi cammino al contrario, così sono più veloce.
まだいくつかは使えそうだな。念のためここの座標をバンカーに送っておこう。Che cavolo devo fare? Devo scendere? Scendo, va bene. E tu che fai? Questo mi piace. Però lo manometto. Sottomissione. Vieni con me. Siamo più forti in due. Forse. Seguimi. Forse avrei dovuto controllare a distanza invece di sottometterlo. Vabbè, pazienza. Proviamo a far così. Oh, qui c'è un altro. Sottomissione di nuovo. Li controllo tutti. Oh no! Ho sbagliato! No, sono fottuto! Devo uscire da questa trappola infernale. Sì, ma da dove? Non capisco. Ah, di qua, ok. Che FIFA. Allora, esca per animali. Non so che farne, vabbè. Qui finisco di sotto, me lo sento. Questo mi può tornare utile, meglio prenderlo sotto il mio controllo. Aia! Ancora un altro colpo e sono morto. Che cavolo! Ci provo subito. Ma distrutto. Al diavolo. Ah, da qui! Che bello! Ok, userò te. Proviamo con te. Controllo a distanza. Questo mi sembra meglio. Oddio, non è che sia poi tutto granché, comunque. Almeno è più veloce. È già meglio, dai. No! Stava per finire al macello. Che salti enormi che fanno. Ho solo una chance. Non la devo sprecare. No! No! Che fortuna! Uno. Ma dai, non faccio in tempo. Ora mi distrugge di nuovo. Mamma che volo che ho fatto. Ma un po' scocciato sta cosa adesso, eh. Ci riprovo. Sì, ma che scocciatura. Fatemi usare il mio personaggio che li faccio vedere io. Che è star? Oh, finalmente ce l'ho fatta. La terza. No, dobbiamo controllarlo. Pazienza. La terza è quella buona comunque. L'importante è averlo superato. Qui c'è un altro. Ora lo sottometto. Sottometto. No, distruzione, vabbè. Si autodistrutto da solo, stupido. Ferro grezzo. Fammi entrare di qua. Chi c'è? Quanta gente. Ok. No, non ti uccido, tranquillo.
Morire non ci donerà la divinità. Ma quale divinità? Che quella è solo una stupida biomacchina. Parliamo con questo. Qualcuno mi aiuti. Ti distruggo, va bene come aiuto? Magari sì. E tu? Destino crudele, perché? Perché? Ce lo chiediamo tutti. Dinanzi alla morte. Discorsi profondi oggi, Kirito, What the fuck? Questo mi piace. Proviamo. Dai! Almeno vola! Quello era di livello 4 però. Io ne vorrei uno capace di sparare in realtà. Ma mi sa che non lo avrò. Proviamo a sottometterlo. Ok. Sottomissione. Almeno mi aiuta. Forse. Ma ha fatto una fine orribile! Ma dai! Avevo un solo sottomesso e me l'hai anche distrutto! Ma non è giusto! Ma questo non salta? No, non salta, vola. Meglio. Oh, questo è bello. Proviamo a prenderlo. No, questo qua no, è già nemico. Oh, ok. So, controllo a distanza, dai. Ah, ah! Stiamo migliorando. No! No! Cattivo! L'unica cosa da fare qui è farli scoppiare. O sottometterli, meglio ancora. Detonazione. Bene. Non ce ne sono più? Possibile? Tutto sto ponte. La catena di montaggio. Questo può tornare utile in effetti. Sottomissione. Vieni con me. Sì, ma vieni per la miseria. Diventeremo dei. Ah no, non potete diventare qualcosa che già siete. Allora. Qui da qualche parte c'è. Oh mamma. Quello lo voglio. Prendiamolo su, mamma mia, difficile. La testa completata, no! Aia, ha distrutto. Ok, è fatta. Controllo a distanza. È il più forte che ho trovato finora, quindi me lo prendo per forza, sì sì sì. Che c'è qui dentro? Non si apre? No, peccato. Vediamo che sa fare. Ah, spara in alto questo. Bello schifo. Oppure? Ah, ok. Abbiamo trovato il robot che fa per me, finalmente. Era ora. Finalmente uno utile. Che succede? Kami, 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 Kami. Morite, spazzatura. Dopo tante pippe, finalmente un robot che serve a qualcosa, cavolo. Ma non vedo niente. Che bello quando la telecamera decide di fare i cazzi suoi e non farmi capire una mazza. È sempre il top. Vediamo se riesco ad andare un po' più veloce. Oh sì, camminiamo al contrario, moonwalk. Beh. Ma cammina a scorreggio o che cosa? A sogno e scorreggio si sposta. La nuvola peto. Muori. Cane nero. Vi annienta tutti.
Cacchio, livello 25, mica male. Ok, non serve a niente, ci rinuncio. Allora, qualche oggetto da raccogliere. Olio. Va bene, proviamo a non mettere l'ascensore. Proviamo. Ah beh, niente di che. C'è un allar... No, me lo sono immaginato. Ciao! Sono io, non attaccarmi. 9S. Va bene. Ok. No! Peccato. Pod 153. Ehi! Ridammi il mio mecha. Che cavolo. Gate 12. Ok. Oh oh. Arrivano i nemici. Ok, adesso. E questo l'ho sbloccato. Che c'è di sotto? Prima porta sbloccata. Vediamo di qua che c'è. A che serve questa? Verbale. Manda dal diavolo. I segreti. Anche in queste robe. Lol. Cominciamo a sparare che qui arriveranno un sacco di nemici. Me lo sento. Oh, sono tantissimi. Cavolo. Ma comunque sparano poco, quindi comunque è abbastanza semplice. Anche se sparare da dietro non è il massimo. Non riesco a beccarle, ok. Attiviamo questo. Sbloccato. Oh, questo è un delirio. No. Brutta storia. Ho cambiato idea, mi sa che torno indietro. Vabbè, ma perché non posso distruggerli quelli che mi spediscono contro? Ma non è giusto. E non mi hanno neanche colpito, wow. Non si apre la porta? Sì. Allora, proviamo a visitare quella zona di poco fa, perché secondo me c'è qualcosa nascosto. Sicuramente. Troppa gente a proteggere questo punto. Aia. Ma l'ho già colpito. Ora mi abbattono. Spero di no. No! Ah, ok. Posso rifare tutte le volte che voglio. Che bello. Che c'è di qua? Diamo una sbirciata. Oh, brutto affare. Ma dai, perché... Ma perché posso sparare solamente nella zona da cui sparano loro? Non è possibile. Maledetti scudi. Cioè adesso li ignoro e vado avanti. Cioè per spararli mi devo far sparare a mia volta. Infatti, sempre così. Sempre così finisce. Che sono ste torrette? Beh, verbale 2. Vabbè. E non posso neanche distruggerli. Oh, per un attimo temevo che fossero già respawnati i nemici. Adesso a nord, ok. Vediamo, amici, che c'è da questa parte. Che ponte lungo. Ok, un altro segreto forse? Il Gestalt numero 3, va bene. Abbiamo trovato un sacco di progetti.
di cui non ce ne faremo mai una fava, però li abbiamo trovati, questo è l'importante. E si avanza. Oh mamma, di nuovo questi, è vero. Allora, il 44 l'ho sbloccato, quindi la via di fuga è già pronta. Dovrei semplicemente abbandonare questa brutta zona, forse. Infatti, andiamo spediti verso l'uscita. Mi sembra di essere finito in qualche modo in Tron. Vagamente me lo ricordo, in effetti. Che ci sarà qui? Dai, non mi dire che c'è un boss all'interno di questa cosa. Mamma quanti! E devo distruggerli tutti. Vale come un boss, dai. Aiuto. Quelli neri non li posso distruggere, che bello. Sono tutti neri quasi. Ma dai, che cavolo! Ecco. Già mi hanno colpito. E due. Vabbè. Ma dai, già due colpi. Stupidi bullet hell del cavolo. Non ci riuscirò mai in sto passo. Vabbè, sono troppi quelli neri, eh. È un delirio camminare in mezzo a questi cosi. Vabbè. Dai! Almeno ne ho distrutti un po'. Immagino che spareranno molto di meno ora. Basta, mi sono rotto. Devo distruggere quella torretta nera che me ne manda contro una marea. Oh, finalmente sono diminuiti un po'. Un po', neanche troppo. È snervante sta cosa, perché sono costretto a morire ogni volta che attraverso una di queste fasce di Cooper. Miracolo, non sono morto. Non sono ancora morto. Muoio ora. Ok, e questo l'ho rotto. Che diavolo succede? No! Vabbè. Adesso dovrei solamente aprirmi la strada. E far fuori questi cosi neri. Uno. Due. Il terzo sarà una passeggiata. Ormai. Che cavolo! Ci ho messo un'eternità. Che odio queste cose. Fammi uscire da questo cavolo di server. Che non ne posso più. Ah, fantastica, TB. Pesante questa sequenza, devo dire. Mamma mia. Preferivo un boss battle vero e proprio. Questa cosa era molto snervante. Dopo un lungo periodo di battaglia e avventura, il profeta parlò. Dammi la pietà della terra. No! Dammi la gioia dei cieli. Liberami dal mio ferro gioco. E le nostre anime saranno salve. Per sempre. Per sempre. Che odio ste frasi. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Perché? Ha sconfitto il Goliath. Oh, brava 2B. Salvataggio possibile. Mi sa che ora di salvare. Sì. Nines, mi dica, comandante, mi dica. Devi tornare al comando. Ok, da questa parte. Che vento che c'è fuori. Salviamo perché non voglio assolutamente dover rifare tutta quella parte pallosissima.
Ok, il comandante è qua. Ciao, comandante.君がメインサーバーにアクセスしていた痕跡が残っていた。そのことで聞きたいことがあります。司令官、Ora siamo夜nella 破棄計caccia. 画の中に月面人類会議の設立記録がありました。これじゃ順番が逆です。まるで僕たち夜破部隊が人類会議を作ったかのような。 Cavolo. その通りだ。月面の人類会議 Wait, サーバー what? 我々が設置した。Ah, じゃあま、quindi 人類はperché? もういない。 No. 正確に言えば人類は月には行っていない。月からの通信はプログラムで用意されたダミーに過ぎない。あいや。月に残っているのはわずかな人類の遺伝子情報だけだ。Ma no, poveri umani, sono morti そんtutti. なことを。異Bellissima. 星人が襲来した時にはすでに人類は滅Ok. 亡してしまっていた。このチップに全ての記録を保存してある。興味があるなら見てみればいい。Ora mi ricordo un po' il primo Nier. La razza umana era in estinzione. どうしてこれを僕に。理由なく戦える者などいない。我々には命を捧げるに値する神が必要なのだ。 Ok. Quindi gli umani sono il dio degli Yora. Perché valga la pena morire, va bene. 自分で決めるんだな。Quindi anche tu sei una Yora. これからどうするか。Ero convinto che fosse un umano. Marmocchio petulante. Guarda come piange. Brutta checca. Diventa sempre più brutto. Ok, siamo di nuovo nella nostra stanza. Niente più umani. Ma chi se ne frega degli umani? Abbiamo gli Yora. Come lo dico a 2B? Non glielo dici, ovvio. Codice FC. Va bene. Meglio darsi una mossa. Va bene. Ah, però. E invece no. Ok, salviamo. Quindi mi devo no, non posso teletrasportare. Ma che scocciatura. Quindi devo salire nell'hangar e prendere un mecha, suppongo, da questa parte, dai. Andiamo a rubare un Gundam. Nell'hangar, ok. Rubiamo un Gundam. No, è di qua? Non mi ricordo. Credo di sì. Datemi un Gundam! Devo tornare sulla Terra! Qui sulla Terra i Gundam si scontrano. Datemi un Gundam! Chi è? Chi sei? C'era un fantasma! Ora era Gundam da! Torniamo a casa. No, dai, ti prego, dimmi che non devo combattere contro nemici qua sopra. Spariamo sulla terra. È come sparare alla Croce Rossa. Scommetto che arrivano nemici anche qua. Anche se spero di no. No, dai, è fatta davvero male sta cosa. Eccoli che arrivano. Come avete fatto a trovarmi di già? Siete ovunque. Peggio delle zecche. Siete come una pezza al culo. Vabbè. Velivolo. Ah, è quello di prima. Sì. Niente di che. 35 poi.
Non fai paura a nessuno. Infatti è già a metà. I missili, sarebbe che li puoi piccare. Aia, 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 oh! Appena mi distraggo sono dolori. Fatto! Ciao! Ne arriva un altro! Va bene! Mandatene pure quanti ne volete! Ma dai, sono caduto proprio durante la sequenza che precede il boss finale di questa route, ho il dubbio. Piccolo riassunto per tutti. Praticamente 9S è atterrato nella città, ha raggiunto 2B e dobbiamo affrontare adesso Eve. Ci ricolleghiamo al finale della route A. Sotto! Mi spiace, ogni ora più o meno io cado. Chissà perché. Oi oi oi. Sta roba non mi piace per niente. È utile questo pod. Sicuramente più dell'altro. Ma non mi sembra aumentato il livello del nemico rispetto all'ultima volta che l'ho affrontato. Stiamo a vedere. Oh, brutta fa... No! Che male! Che male! Serve a qualcosa questo raggio traente? Sembra un Ghostbuster! Here comes Ghostbuster! 9S in Ghostbuster! Ok! Beh dai, l'ho quasi dimezzato più o meno. A qualcosa serve. M'ha colpito. Maledetto. No! Se mi colpisce no! Me ne vado all'altro mondo. Quanto ci mette il laser a ricaricarsi però, madonna. Mamma mia. Ciao Eve! No, me la batto. Via, scappo. Non si può. Non è umanamente possibile. Sta lì sotto, è l'inferno. Becca di laser. E muori. Cane. Aio, oh, oi, 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 no, che ti fai male. Ti distruggo. Se tu non distruggi niente. 43, non male, non male. Lo pretendo. Non me ne frega proprio niente di Eve. Pretendolo. No! Adesso è enorme. Vabbè. Boh, vatti a fare anche questo. Ne arrivano altri, infatti. Come ci sono finito qui? Stavo cercando di raccogliere un oggetto, se non sbaglio. Non c'è più. Ma serve a qualcosa questo raggio? Oh sì, guarda quanto male gli fa. Ci mette un po', per carità. Però... non è malvagio. Aspetta, ho un dubbio. Questi gliene fanno di più forse? No, mi sa che era meglio il raggio. Infatti, almeno è continuo. Allora, io vorrei provare a salvare in realtà. Ma salvaggio possibile, perfetto. Proviamoci subito. Ci provo, salva. E se tipo adesso me ne andassi ignorando la missione, cosa accadrebbe? Oh, eccolo lì. No, vabbè. Ci provo però, sono curioso. Cioè, se decidessi di andarmene tipo a zonzo, magari di tornare nella fabbrica. Oh, è arrivato un Goliath.
No, non è un Goliath. Un sacco di roba per arrivare. Oh mamma. No, via. Fatemi passare, vado un pelo di fretta. Funzionerà? Funziona, dai. Ora ci divertiamo. Nella fabbrica non mi fa andare. Maledetto. Ci provo. Perché nella fabbrica è rimasta un'arma che vorrei assolutamente recuperare. Mi preme davvero un sacco recuperarla. È la spada di Noctis di Final Fantasy XV. Ti prego, fa che possa raggiungere quella zona, perché ci ho provato con 2B e non mi ci fa più andare. Ho il timore di averla persa per sempre. Vabbè che teoricamente ci sarà un punto del gioco in cui potrò tornarci, però vorrei farlo ora. Perché me ne potrei dimenticare. E mi dicono che come arma sia davvero molto potente e soprattutto utile nelle parti avanzate del gioco. A livello 4... Ma va al diavolo, dai! Quanto rompi. Niente. Possiamo andare solo avanti. Vabbè, torniamo alla zona del boss e... pazienza. Finiamo questa route. Che scocciatura però. Odio quando c'è una zona e il gioco ti impedisce di accedervi. Va al diavolo. Niente, boss battle sia. Trasporto. Dovrebbe essere grosso modo qui. Infatti andiamo ad abbattere quel maledetto di Eve. E chiudiamo questa route. Le differenze con la route A sono davvero minime, devo dire. Però ne valsa la pena, oddio. Aumenta la longevità ed è un escamotaggio sicuramente un po' fastidioso. Però mi è piaciuto. Vediamo come finisce. Usare il teletrasporto. O forse no. Proviamo. Vado avanti. Villaggio di Pascal, niente da fare. Va bene allora, ci andrò alla vecchia maniera. Tanto ormai siamo arrivati. What? Ma lì c'è un boss. Vabbè, pazienza. Che fate voi qui? Oi! Levatevi dal mar... Oh, oh, anche qui. Nines, che vuoi? Fai un pelo male, eh? Oh! Ma dai! Improvvisamente forti i nemici. Beh, 46, mica a me. Mica 40 fino a me. 43. Ehi, non rubiamo livelli. Scocciatore, tu e la tua ascia. Aia. Avvicinati, dai. Nel frattempo ricarica il martello e ti faccio vedere io. L'unica cosa che potevi fare era morire. Oh merda. È arrivato quello a fare. Sapevo che sarebbe successo. Oh oh oh! Che cavolo! Fa piuttosto male qualcosa, devo dire. Proviamo a fargli più danni possibili. Cavolo! Brutto affare.
No, non conviene questo, meglio usare i singoli. Aia, fai un male bastardo, eh! Ok, distrutto. Era anche ora. Prego. You're welcome. Raccogliamo sta roba. Ma io l'avevo spostato questo blocco. Ma mi tocca passare per le fogne. Ma non è giusto. Vabbè, passerò per le fogne. Ma che scocciatura comunque. Ah no, forse non serve andare fin lì. Dai, indicami la posizione di Eve, così la facciamo finita con questa storia. Invece non puoi lo scocciato. Chi è stavolta? Ah, Eve! Addirittura Eve mi telefona. Pazzesco. Come hai avuto il mio numero? E infatti hanno messo la connessione del server. Lucky, avvicinati. C'è il mio cane che si è alzato. Ora comincia a dar fastidio. Speriamo di no. Vabbè, me ne frego degli ultimi nemici. Andiamo via. Andiamo a cercare il boss finale di questa route. In questo modo la facciamo finita e la prossima volta iniziamo la Route C. Ma finalmente andiamo avanti con la storia. Sperando di non dover rifare la storia con un altro personaggio ancora. Che succede? Ah, ok. Sì, me lo ricordo ora. È appollaiato là sopra. Dai, vieni giù, vieni. Vieni che te le suono, vieni, vieni. Ora fare la fine del tuo Nichan. Tu sei brutto! Avevo quasi dimenticato che io sono completamente nero. Brutto forte. Funziona meglio comunque. Aia! Fa ancora un sacco male, devo dire. Allora, cominciamo a curarci. Ma che livello è stavolta? 50? 48, ok, sì, mi sembra giusto. Mi tengo a distanza, così non mi devasta. Me ne vasto io allora. Oh, wait. What? Fa maluccio. Se mi va a colpire di nuovo, sono fregato. Forse è meglio se apro il menu e mi curo leggermente. Ma... vuoi morire? Beh, forse no, in effetti. Mi ero dimenticato che ho anche il laser, come al solito. Ah, ok. Bella questa, me la ricordo, che scorciatura. Stavo sparando a vuoto, bravo. Vediamo se con questo ci riesco, ma neanche. Eve, dove cacchio sei? Vabbè. Scendi giù, Eve, dai. Divertiamoci un po'.
chissà se posso salire su questi cose. Oh, dai! Ma porca miseria, c'ero riuscito! Ogni volta che devo fare cose del genere io mi blocco. Oh! Vabbè, è sceso mi sa. Meglio così. Non chiedetemi di salire su quelle cose perché non sono bravo in quel genere di azione. Oh. Allora ti meno un po'. Ah, Invece lui che meno a me. Aia. Che male mi ha fatto. Tipo mezza barra. Oh! Aia, che cavolo! Già che sporco! Sei user Captain Kid di One Piece adesso! Aia! Che diavolo vuol fare adesso? Ah! Dai, si sta curando! Ah, cioè, me lo ricordo, ora va, devo full! E beh, se no, di fare di nuovo quella cosa di prima. Vabbè, pazienza. Devo hackerarlo. Scommetto che è difficilissimo adesso. Che roba è? Mi ha già distrutto praticamente. Che cavolo. Prossima area. Oh oh. No! Non è per niente facile. No! Mi ha distrutto! Se vabbè, già due colpi, cacchio. Vuoi morire? Siamo a due. Quanti saranno? Tre? Quattro? Boh. Ma... ah ok, delle spalle, va bene. Stavolta è facile. Non riusciva a colpirmi da lì, lol. Aspetta che prima mi apro la strada. Aia. 9S è messo proprio malissimo. Pazienza. Evacuazione consigliata. Ma ce ne fottiamo dei consigli noi. E ci sarà dall'altro lato. Vivevo solo per i momenti che trascorrevamo insieme. Ma che devo fare? Ah, ma non c'è niente, insomma, non serve a nulla a distruggere tutto. Ero convinto che avrei trovato qualche tipo di oggetto, non lo so. Non so neanche io cosa speravo di trovare. Vabbè, pazienza. Mi accontento di distruggere il signor Eve. Che mi sta davvero antipatico. E anche Adam mi era antipatico. Ma parecchio. Ok. Mi sa che adesso bisogna affrontare Eve l'ultima volta. Oh, ti prego, fa che non compaia a uno dei miei lati su un sentiero così stretto, perché davvero, ma... ah no, ok. Addirittura una casa. Ma si sono trovati entrambi. È inquietante con quella voce. È così, muori anche tu e fai un favore a tutti. Sì, faremo proprio così, ti distruggerò.
Non me la ricordavo questa scena. Ciao Eve. Va a quel paese e fa un favore a tutti. Forza Debbie, alzati. Diamogli il colpo di grazia. Oddio, ancora. È ancora in piedi. Vabbè, non per molto ancora. Oh! Ah già, è vero, adesso ho cominciato a fare queste cose. Mamma mia, quanti... quante cacchio ne spara per quelle robe. Kuchiki Byakuya, al vostro servizio. Ai 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 ai, che male. No, mi sto curando granché. Male, male, molto male. Come ho fatto a superarlo? Ero convinto che mi avrebbe preso. Aio. E scendi, che ti faccio vedere io. Scendi, maledetto. Scendi con un paio di spadate, non te le leva nessuno. Mamma mia, che esplosione. Niente più combattimento ravvicinato. Vabbè, intanto quello vola, che combattimento ravvicinato vuoi che faccia? Aia. Mi sta demolendo. No, no, no. Sono morto. Te credo. E adesso come faccio? Cioè, aspetta, come faccio a recuperare il corpo durante la boss battle? Beh, oddio, sì, forse fa ripartire direttamente da lì. E lo recupero, a meno che non debba rifare tutto da capo. Oh no, spero tanto di no. Brutto però morire alla fine dello scontro. Andiamo a recuperare il corpo. Cioè, i chip. Ah, eccolo qua. Recupera. Sì, certo. Bene. Sono... dai, cominciamo male. Cominciamo molto male. Scendi! Sei una scocciatura. Poi quella mi dice il combattimento ravvicinato non è più disponibile. Sai che storia. Quello tanto vola, non combatte ravvicinatamente. Non scende proprio. Aia. E se mi avvicino mi devasta. No, non riesco neanche a colpire se mi avvicino. Però se gli sto sotto, in effetti tutte quelle sfere nere non mi colpiscono. È un po' rischioso per me. Aia. Male. Fanno male comunque. Parecchio. Dai che manca poco. Stavolta non mi farò fottere. Mi sto incartando al limite dell'area. Wow. Dai, vuoi morire?
Che abbiamo già battuto una volta. E ora che muore di nuovo. Aia. Ecco. Qua diventa complicato. È il caso di entrare continuamente nel menu per curarmi, perché sennò mi distrugge come prima, perché l'interfaccia è danneggiata e io non vedo quanta energia mi rimane. No. E dai. Mi sono curato. Eh sì, vabbè. Dai Pod, cerca di fargli abbastanza male. Mamma mia, è complicato, eh. Ok, usiamo il laser, se funziona magari. E non funziona mai. Ok, devo stare solo attento a curarmi al momento giusto e a non fare sciocchezze tipo questa. Oh, aia, ero convinto che sarei morto ora. Entrare nel menu comunque serve anche a spezzare un po' il ritmo. Che ansia comunque sto scontro. È un po' una cosa bastarda che non possa vedere la mia energia nella sua completezza. Dai che non hai più energia, devi morire. E muori. Ok, ce l'abbiamo in pugno. Una bella spadata nel petto. Ora no, oh, in testa proprio. Non te la leva nessuno. Colpisci. Che esecuzione. Dovremmo fare così con i nostri terroristi. Bella esecuzione. Il finale B dovrebbe iniziare adesso. Oh, guarda. No, ok. E anche la seconda run è quasi completa. Oh sì, JB, voltati. Improvvisamente non ha più il blink. Oh! Gli occhietti rossi. Hai scazzato abbastanza, in effetti. Che succede adesso? Vediamo se riesco ad avvicinarmi. Sì, ok, posso... No, non posso far niente. Aspettiamo che tu mi arrivi verso di me. No! Povero! Più o meno. Immagino di sì. In effetti. Quindi devi crepare. L'abbiamo già vista sta cosa, quindi insomma non c'è pathos. Guardiamo le mutandine. Ah. Voglio che... Oh sì, ora c'è la scena da Black Widow. Diventa una vedova nera e prima ne abusa, poi lo uccide. Spoiler. Che scena proprio ambigua. Com'è bella. Staccagli la testa. Cioè, perché si deve per forza muovere così? Che sembra... Questi versi, poi. Sembra una cosa molto diversa. Ehi, quei due non c'erano prima. Nella... Route A. Chi sono? Debole Popola? What the hell? Vabbè, te non sappiamo che succede ora. Magari lo spiegano meglio però rispetto all'altro finale.
Me lo auguro, piangi. Ma povero! È morto malissimo! Questa scena dovrebbe essere quasi commovente, eppure... non ci riesco. No, niente. Come fanno gli androidi a... a piangere, insomma? Boh. Oh, Tom, fastidioso sto coso. Però lo vorrei come sveglia. È talmente fastidioso che boh, forse mi sveglierebbe al mattino. Distruggiamolo. E ora si rende conto che sono molti di più. Sono uno spoilerone. Connato. Ora ti voglio che li distruggi tutti. Vediamo quanto tempo impieghi a farli fuori tutti. La trasmissione dei dati. Siamo in risonanza. Stiamo a vedere che succederà mai. Io lo so già. Chi ha visto il finale della Route A lo sa già. La big surprise del nostro amichetto. Le mutande bianche. Eccolo lì. Ehi, hey, wait, calmati. Bene. Quanto parla, sta un po' zitto, non stiamo capendo una mazza di quello che dici. Tanto bene non sta, guarda che brutto corpo che ha adesso. Vabbè, pazienza. Adesso? Adam e Ibu o Meguru, sai quando la Takaiwa o Atta? Lo pensi tu? La Takaiwa, senza che non ho una ecchio o motarastaro. In effetti. Bokto o Tubi no Takaimo. Lo scopriremo nella prossima route. Soleva Mata. Ma questa è un'altra storia, infatti, la Route C. Con il finale C, D ed E. Nier Automata. Or not to be. Haha, che bello. Or not to be. Saltiamo, perché non commetterò l'errore della volta scorsa. Beh, ah, tieni premuto, va bene. Ah, io ho saltato, vedi. Recupero. Ah, ok, finalmente possiamo andare avanti. E ho di nuovo TV. Grande. Che devo fare? Devo raggiungere, mi sa, la stanza di 9S. Va bene. Ci sono. È tornato. Dai, faccio prima acquisti. Me ne sto a frego di Nines. Non mi serve praticamente nulla. Posso soltanto vendere la roba che ho già. Mela. No, non c'è niente. Ok, parliamo con lui. Oh, ti stavo aspettando. Ma dai. Che mi darà? Recupera attacco mischia, balzo la velocità e il farmaco. Allora Tobi? Niente, fai attenzione. Ok. Oh. Attrezzatura consegnata all'alloggi. What? Devo tornare nella mia stanza quindi? Ciao Nenes, va a prenderla in quel posto. Ci vedremo presto. Partiamo per... Hai un nuovo messaggio? Aspetta che lo leggo subito. Forse. Vabbè, lo leggerò nella mia stanza se si può fare. Lo leggo subito. Tosse.
Che succede? Eh? L'inizio di una battaglia. Adoro quelle due. Wow, un bel costume. Sì, l'umanità è estinta. Vabbè. Di. Porca miseria, che fanno un sacco di backup dall'altra stanza. Comunque, anche questa route è appena terminata. Riprenderemo il gioco con la Route C nei prossimi giorni. Seguite la nostra pagina Facebook e il nostro canale Telegram per essere aggiornati sui giorni in cui giocheremo a Nier. Anche per oggi è tutto, alla prossima. Bye bye!